Credo sostanzialmente che il mercato sia vicino a dei minimi importanti, dei minimi di breve e medio periodo, minimi di breve e medio periodo che potrebbero concretizzarsi o già su questi livelli, o l'abbandono di questi livelli potrebbe in accelerazione velocissima portare l'indice a scontare alcuni livelli un po' più bassi di supporto, ma non sarà accompagnato da eventuali vendite allo scoperto, quindi sell short. Ci potrebbero essere dei sell che potrebbero scattare come eventuali situazioni di copertura. Questo perché? Perché abbiamo comunque dei gap lasciati aperti e sottili, ancora in basso verso i 19.500, e questo purtroppo sta calamitando il prezzo del mercato. Però sono convinto che questi potrebbero sicuramente da qui ai prossimi giorni potrebbero risultare i minimi di breve periodo, breve medio periodo. Potremmo tutto sommato avere un'estate che potrebbe sorprenderci. Io ho parlato di un rally di primavera, ma purtroppo non c'è stato, ma avevo detto anche che è un rally sofferto perché ovviamente non c'è aspettativa di come dire, di guadagno da parte dei gestori rispetto alle aziende quotate. Non c'è aspettativa di guadagno rispetto a quella che è la connection negativa che si sta creando tra tassi di interesse e inflazione, che è diversa tra l'America e l'Europa, perché mentre in America abbiamo un'inflazione dettata da una crescita, un'espansione economica, in Europa abbiamo un'inflazione dettata dalla poca crescita, ma dal costo delle materie prime. Ci mancava poi l'invasione di Putin in Russia per alimentare ancora di più questo disastro a cui stiamo assistendo. E quindi situazione completamente diversa tra America ed Europa, ed è per questo che nella seconda fase del 2021 l'Italia, che io amo particolarmente perché esprime al massimo quelle che sono le attese dell'economia, l'Italia è stato l'unico indice che non ha risposto positivamente, così come ha risposto Wall Street negli ultimi 6 mesi dell'anno. Però c'è da dire anche che rispetto al meno 30%, l'Italia, seppur in negativo, meno 30% di Nasdaq e forse Standard & Poor's, l'Italia si sta difendendo meglio. Quindi Italian people doing better. E quindi stampe i nostri livelli. I nostri livelli, io penso che questi siano minimi, quindi continuo ad essere fiducioso e sono long da 21.735 in poi per andare a prendere la resistenza di ieri, che è quella dei 22.050, stop loss 21.350. Questa è un'operazione assolutamente in controtrend vista la giornata odierna, però è l'operazione che io mi sento di fare eventualmente, proprio perché, come dicevo, secondo me siamo vicini a dei minimi interessanti. Da notare che fortunatamente i BTP stanno resistendo nonostante lo sgambetto, ma annunciato, di Conte a Di Maio, perché in realtà la vittima, ma che poi si è trasformata in becchino perché li sta seppellendo tutti, è Di Maio.